La vita è fatta di storie, molto più che di sesso e di spada. E gli uomini sono le storie che vi raccontano e quelle che possono ricordare, un po' come i figli di Scheherazade e del re. Se la vita è appesa a un filo, quel filo è il filo delle storie, dei racconti, altrimenti ogni giorno ci sarebbe colei che scioglie le comitive e tutto intorno deserto. E poi. Il racconto non è che annulli, ma sospende la morte, dà un senso al tempo e alle generazioni. È come se fosse l'anima della biologia. Noi rimaniamo legati dal racconto e i racconti, attraverso le voci che li animano, si legano, altrimenti rimarremmo gli uni di fronte agli altri un po' come ebeti, nudi, senza storia, con in mano solo una spada e la voglia terribile di rapina o di possesso. E quindi i racconti hanno un'aria di eternità, perché sono senza fine. C'è un tempo per ascoltarli e un tempo per trasmetterli. E per inventarne di volta in volta di nuovi, per aggiungere quel brevissimo paragrafo che sono le nostre voci, le nostre esperienze. E forse dentro i racconti c'è anche l'unica parvenza di per sempre che si sia mai concessa, o che sia mai concessa a questa comitiva che sta andando chissà dove, chissà quando, e che un giorno si dovrà sciogliere. E allora ne sarà valsa la pena? E questo è il racconto che non sentiremo, quello a cui tutti apparteniamo, come un nome o una maledizione o una risata o una cosa o tutte quante insieme. È uno dei più bei racconti che ho letto, questo di Karen Blixen. Uno dei racconti che poi mi sono rimasti un po' nella memoria. Tra l'altro è stato il soggetto di un film altrettanto grandioso di Orson Welles, che ha lo stesso titolo, La storia immortale, e che è una trasposizione molto fedele del racconto, quasi il racconto fosse di per sé la sceneggiatura del film. Quindi anche qui un rapporto importante tra questo racconto e il cinema. Un racconto scritto con un linguaggio solenne, in cui i personaggi non sono molti, un vecchio, solo, malato, molto ricco, un suo aiutante, un suo servitore, un suo impiegato, ebreo, un ebreo errante viene definito, Elishama, il quale lo asseconda. Ha un solo scopo nella vita, quello di vivere tranquillo, di ritirarsi nella sua casa e di non essere disturbato. È svincolato dalle passioni, non ha passioni per anche le cose che gli piacciono e che conosce, i cavalli, non le vuole possedere, quindi non ha l'ansia del possesso, ha il bisogno della solitudine, ma è un servitore fedele del vecchio. Gli racconta, gli legge, l'unica cosa che riesce a leggere, a dare sollievo al vecchio nella sua malattia, soffre di gotta, è la lettura dei conti, dei libri contabili. E lui continua questi libri contabili a leggere finché non viene fuori il nucleo della storia, insomma, finché non si pone il problema di andare oltre i libri contabili. E allora gli propone una lettura di una profezia, ma la profezia non è vera perché non si avvera. Un discorso fatto 2000 anni fa che poi non è risultato vero, la profezia di Isaia. E a questo punto Clay, il vecchio, pensa di conoscere qualcos'altro, una storia, e che questa storia però sia vera, perché lui può pensare alle storie solo come verità. Non può pensare a cose che non siano accadute e ne fa partecipe
il suo aiutante. Ma nel momento in cui gliela fa partecipe, anche questo dice di averla sentita, no? Quindi gli fa capire che questa storia non è vera. Se la sono inventati, non potrebbe essere vera, insomma, perché ognuno ci ha messo del suo, ognuno la racconta a modo suo. È la storia di un marinaio che viene in porto, insomma, che viene contattato da un vecchio signore che ha una moglie dalla quale non può avere figli, e allora se la porta a casa, gli fa passare la notte dalla moglie e poi lo rimanda via con queste 5 guinee. Ogni marinaio vorrebbe che gli succedesse una cosa del genere, ma questo non succede, non può succedere, non è mai successo. Ma il vecchio non pensa che possano esistere storie che non siano successe, storie senza i fatti sotto, perché la sua vita è fatta di fatti, è fatta di materialità, è stata fatta di materialità, ma questa vita materiale è senza storie, senza fantasia, lo ha ridotto così com'è, solo, malato, a sentirsi ripetere la lettura dei libri contabili ogni sera per dar sollievo a queste notti insonni. Misantropo, rifiuta la gente, non vuol sapere dei contatti umani, insomma. È solo potere e denaro, ma nient'altro, di cui non sa cosa farsene poi alla fine. L'unica cosa che può fare, nel momento in cui non crede che questa storia sia una storia, la sua storia, sia una storia perché non è accaduta, è quella di farla accadere, impossessarsi di questa storia e di fare in modo che si realizzi. Ma una storia è un patrimonio di tutti, è un patrimonio collettivo, è una ricchezza che appartiene a tutti. Nel momento in cui questa storia la vuoi far tua e la vuoi fare accadere, quindi non è più un parto della fantasia, un parto dell'immaginario, ma diventa un fatto e lo fai tu e vuoi che poi si parli del fatto e non più dell'immaginario, a quel punto là la impoverisci, la fai tua, te ne impossessi e quindi la togli, non è più un bene comune, diventa un bene tuo. Che anche se potrà essere detto come un fatto, però viene tolto da questo patrimonio universale. Ma è una dimostrazione di forza, di onnipotenza, è una prova di forza. Posso ciò che voglio e quello che voglio è realizzare, fare accadere questa storia. E il vecchio la fa accadere questa storia. E allora entrano gli altri personaggi, il marinaio e la donna. Più o meno giovane, la donna che si presta per denaro a fare la parte della moglie che veniva raccontata nella storia. E quindi ci sarà l'incontro tra il marinaio e questa donna. Nell'incontro però nasce qualcosa di nuovo. Queste due persone che dovevano essere soltanto strumenti, burattini in mano del vecchio potente, si incontrano e si amano. Dalla loro storia, creata dal vecchio, nasce invece una storia di amore vera, che non potrà poi continuare perché è stato accettato un patto, insomma, il marinaio ha accettato il denaro. Si dovranno lasciare, però sarà un momento autentico della loro vita, della loro esistenza. L'unico fatto vero, umano, denso è questa nuova storia che nasce in questa notte tra questi due che si raccontano, tra questo marinaio e questa donna Virginie, che poi era la figlia dell'uomo che lui aveva mandato in rovina e di cui occupava la casa. A questo punto il marinaio potrebbe raccontare la storia così come realmente è accaduta e quindi potrebbe essere a questo punto la storia vera. Ma questo marinaio, nel momento in cui la storia è diventata vera, non la racconterà mai.
Non per 5, ma neanche per 100 ghinè racconterà la storia sua di quell'incontro. Rimarrà un suo segreto, rimarrà un suo patrimonio personale. La storia vera accaduta non è più patrimonio della fantasia e quindi non ha più questa dimensione collettiva, diventa un fatto privato. Ma il commesso, l'ebreo, capisce che nessuno al mondo può prendere una storia che il popolo ha narrato o inventato e farla accadere. Pena la sua fine. Una volta realizzato questo progetto, il vecchio morirà e attraverso la morte però troverà finalmente il riposo, quel riposo che non era mai riuscito a trovare nelle sue notti insonni. E quindi anche questo verrà detto, che la realizzazione di una storia era la sola cosa che avrebbe potuto dar riposo ad un uomo. Ecco, il racconto è qua. I personaggi sono molto belli, scolpiti. Il linguaggio è quasi aulico. La descrizione è molto fine, essenziale, scultorea. Ed è un racconto che si legge, che si ascolta con il fiato teso. Ci dà la dimensione sia della solitudine, del potere. Ogni personaggio che si muove, Virginie, l'Isciama, il signor Clay, il marinaio, sono tutti molto caratterizzati. La Blixen si spende molto a puntualizzare tutti i tratti del carattere di ogni personaggio. Ne fa dei quadri molto, molto vivi, palpitanti, insomma. E qui anche le personalità in qualche modo si scontrano e si incontrano, con una scrittura che non si disperde mai al di là dei particolari strettamente necessari e al di là di una splendida caratterizzazione, con un tono quasi solenne della narrazione, un po' aulico forse, che pur nella traduzione sembra conservare una musicalità della parola e del ritmo con cui si muove questo racconto dall'inizio alla fine. Grazie.